Racconta ai nostri amici cosa stiamo facendo. Non avere paura di fare, di commettere errori. No. Siamo registrati. Nel video di oggi, ragazzi, vi porto al Polyglot Gathering, una conferenza che c'è tutti gli anni, dove tutti o tanti poliglotti di tutto il mondo si ritrovano per parlare lingue e parlare di apprendimento delle lingue. Ho intervistato un po' di poliglotti che parlano italiano sui vari livelli, alcuni più intermedi, alcuni più avanzati, e gli ho chiesto come imparano l'italiano. Siamo pronti? Dai, che si comincia. Stiamo registrando già, in realtà. Buongiorno. Dove siamo? Racconta un attimo ai nostri amici. Allora, siamo in una bella città. Tereshin. Tereshin? Tereshin Nipokolanov. No, non è città. Parliamo italiano o parliamo turco? Esattamente. Se non chiudo il nostro, è un gercito. Ha appena detto in questo video parliamo turco, non italiano, credo. Ok, allora lo facciamo così. No, racconta perché hai imparato l'italiano. Sì, davvero così volevo imparare l'italiano, però è difficile perché tu sai che io abito in Turchia, sì. In Istanbul. C'è un istituto di cultura italiana in Beirut, però Istanbul è molto grande, e normalmente io sono molto lontano da questo posto. E c'è un'opzione solo per parlare con le persone che quindi l'hai imparato per conto tuo, da sola, l'italiano? Sì, da sola, su internet, online, con altre persone in Italia, però non come in realtà, perché non conosco tante persone in Tuzla, in Istanbul, che parlano italiano. O che sono italiani, per esempio. Certo. E se dovessi dare un consiglio a qualcuno che vuole imparare l'italiano, o qualunque lingua? Consiglio meglio, è molto importante andare a questo paese e almeno per una settimana, per 3 giorni, solo per sentire una conversazione autentica, una conversazione per la strada, per guardare queste persone, come funziona, come usano le mani, come mangiano, eccetera. E allora, questa è un'opzione idealista. Andate nel paese dove parlano la lingua, ragazzi. Come andiamo? Andiamo molto bene, qua siamo nello stesso giorno del Polyglot Gathering. Esatto. Siamo scappati un po' del tavolo ufficialmente italiano. Sì, c'era un tavolo, ragazzi, per fare pratica di italiano. Sì, diciamo, ma infatti era già il tavolo per praticare l'italiano prima che ci fosse la bandiera italiana. Esatto. Ma qui non l'abbiamo fatto ufficiale, dopo è diventato il tavolo italiano. Sì. Raccontaci un attimo com'è che hai deciso di studiare l'italiano, di impararlo. Cioè, all'inizio è stato perché quando avevo 15 anni c'era una banda di rock che mi piaceva tantissimo, che si chiamava Banda Bassotti, non so se... Banda Bassotti, sì, ok. Sì. Cioè, quello che ascoltavo quando avevo 15 anni. L'ascolti anche tu? Cioè, che c'erano quella canzone come Luna Rossa, tutte queste canzoni. Non si può più dormire. Bandera Rossa. Banda Bassotti, ragazzi, per chi non... Banda Bassotti, quello. Cioè, se avete alunni di italiano che hanno 15 anni, quindi... È perfetto, sì. Ok, e come hai studiato l'italiano? Cioè, all'inizio semplicemente con le canzoni, quindi questo è stato, anche così come sono madrelingua spagnolo, è stato un buon primo contatto, ma dopo ce l'ho fatta per convincere i miei genitori per pagarmi un professore italiano che veniva ogni venerdì a casa. Ottimo, e facevano lezioni, e lui veramente è stato una persona che mi ha ispirato tantissimo per continuare a imparare le lingue che parlo adesso. Okay. E sicuramente senza di lui non sarei la stessa persona. Se dovessi dare un consiglio per imparare le lingue, o l'italiano, o qualunque lingua, cosa diresti? Cioè, non avere paura di commettere errori, e semplicemente chiacchierare con la gente, aprire la mente, viaggiare,
uscire un po' dalla zona di comfort. So che queste sono le dediche cazzate che si dicono, però è importante. Se ma è importante, è importante. Sì, si deve uscire dalla zona di comfort, e soprattutto se parlate una lingua che è molto simile all'italiano, come nel mio caso allo spagnolo, cioè non addormentarsi, perché non è così facile. Dopo devi imparare a utilizzare, non so, il congiuntivo, tutto questo tipo di cose che noi abbiamo anche il congiuntivo, lo sai, ma si usa un po' diversamente. Si usa un po' diversamente, quindi se volete veramente parlare come gli italiani, quindi non basta con semplicemente sì. Non avete, ragazzi, no, non avete, non abbiate paura di fare errori, ragazzi. Questo è il consiglio chiave, importante. Non avere paura, se ci sono errori ci sta, lasci esatto, perdere, li faccio anch'io, quindi le facciamo tutti. Santiago, ciao, eccoci. Ciao, come piacere, va? Bene. Come stai? Bene, sì. Sì. È la prima volta per te alla conferenza dei poliglotti? No, sono già venuto 5 volte. Wow, sì, okay. La prima è stata nel 2016, mi sembra. Ok, e non ci siamo mai incontrati, per me è la terza volta. Veramente? Sì. Dove eri? Non lo so, ero stato a Bratislava e poi Lubiana, però era la conference. Okay. Questa tu una delle prime, no? 2018-2019, insomma. Sì, qua non ci sono stato. Ok, ok. Come hai imparato l'italiano per chi ci ascolta? Magari. Ah, per amore. Per amore, ragazzi, sì. È un'ottima motivazione. Ah, per me sì. Io sono conosciuto un ragazzo italiano a 12 anni fa. Ok. E quando sono andato in Italia non parlavo nulla, niente. Mm-hmm. E dopo 2 mesi ce la facevo capire più o meno quasi tutto. Wow. Okay. Ma per uno spagnolo l'italiano è veramente facile, non è così, si capisce bene, non è come greco o un'altra cosa. Sì. Se dovessi dare un consiglio a chi impara l'italiano o le lingue straniere in generale, qualunque lingua, che cosa diresti? Dipende da ognuno, no? Mm-hmm. Sembra che tutti siamo diversi. Per me funziona molto bene ascoltare. Io non imparo solamente se leggo una parola, mm-hmm. la devo ascoltare, quindi io scelgo sempre del materiale che dove c'è qualcosa da ascoltare, mm-hmm. c'è registrazione, si dice? Sì. C'è registrazione, non scelgo delle cose come grammatica per fare esercizi, non ascolto. Quello ti può aiutare, c'è un materiale un po' ausiliare, mm-hmm. ma non farei mai un corso dove non c'è audio. Mm-hmm. Quindi ascolti e riascolti lo stesso materiale? Sì, l'ascolto. E anche l'ascolto quando sto facendo altre cose. Ottimo. Cioè forse faccio una passeggiata nel parco e ascolto. Sì. Anche essere un po' avere la disciplina ogni giorno. Farlo 10 minuti è meglio fare 10 minuti al giorno che 3 ore e domenica. Concordo. Sì. Quindi ragazzi, ascoltate, riascoltate e fatelo tutti i giorni. Sì. Ciao Valmati. Ciao Simo, come stai? Come va? Sì. Bene. Sì. Raccontaci un attimo dove siamo, cosa stiamo facendo. No, racconta ai nostri amici cosa stiamo facendo. Sì. Quindi siamo in Polonia, siamo a Terešin, una città qui in Polonia. Sì, con Simone, e anche mi fa molto piacere che siamo qui, che stiamo registrando, diciamo, un video abbastanza, diciamo, spontaneo. Sì. Quindi siamo qui. Di dove sei? Raccontaci di dove sei. Sì, quindi sono kazako, vengo dal Kazakistan, ma abito in Ungheria, a Budapest, quindi in realtà sono venuto qui in 2019, in settembre, mm-hmm. quindi faccio i miei studi universitari in Budapest, mm-hmm. e quindi adesso sì, siamo qui. È la prima volta che sono qui con Simone, dopo 2 anni che ci siamo conosciuti. Dopo 2 anni, dopo ragazzi. Tu. Adesso cade la fotocamera, no? Ah, so. E perché hai deciso di studiare l'italiano? Ah, sì. Quindi, perché è una lingua bellissima. Bellissima, sì, certo. In realtà, sai, nel mio caso, diciamo, è un po' strano e un po' anche divertente, perché nel mio caso ho cominciato ad imparare lo spagnolo nel 2020, mm-hmm. nel 2020, in maggio, io direi aprile-maggio, più o meno. Mm-hmm. E quindi niente, perché sì, dopo mi sono reso conto che mi piacciono le lingue e dopo subito ho cominciato con il francese. Con l'italiano ho cominciato perché, diciamo, non so, perché mi piace la lingua, mi piace come suona la lingua, e anche ho molti amici che ho conosciuto a Budapest, perché sono venuti per fare i studi di Erasmus, mm-hmm. quindi sì, italiani, sì, quindi sì, esatto, quindi stavamo parlando, facendo due chiacchiere, come si dice, e quindi niente, mi interessavo molto. Dopo mi sono detto, ah, vabbè, quindi vado a imparare l'italiano, già che parlavo spagnolo e francese, mm-hmm. quindi è stato
Sì, io direi che è stato interessante, è stato molto molto, come si dice, figo. Come sì. Si dice, sì, ho imparato. È stato figo, ragazzi. Figo, ragazzi, sì. Così. Ottimo, grazie sì. Mille, Anna. Ci vediamo presto. Ci siamo, ragazzi. Sì, ci siamo. Benvenuti. Oh. Ciao a tutti. Chi ciao. Ciao. Ah. Di dove siete, ragazzi? Lei è di Israele. Di dove? Israele? Sì, uh-huh. Io abito a Givatai, in una piccola città. Givatai? Givatai, con la M alla fine, uh-huh. Che è molto vicina a Tel Aviv. Suppongo che la tua audienza conosce questa città. Sì. Niente, ho 34 anni. Per... Molto vecchio già, parecchio. Perché studiate l'italiano? Come avete deciso di imparare l'italiano? Ah, io parlo ebraico, inglese, spagnolo, tedesco. Spagnolo è molto vicino all'italiano. Sì. Voglio parlare italiano molto molto bene. Ok. Alcuni giorni, forse. Sì. Perché è molto molto molto. Ma già parli abbastanza, dai. No, alcune parole. Okay. Ok. Siete stati in Italia, ragazzi? Sì, sono stato 3 volte. 2 volte al sud e una volta al nord. Ah, ok. Gabriel? Io vacanza è una settimana, okay. 2 settimane, okay. E nel sud e nel nord. Se non siete mai stati, venite anche voi ragazzi in Italia a fare le vacanze. Stiamo pubblicizzando l'Italia ufficialmente adesso. È bellissimo. Esatto. Manderemo una fattura al Ministero degli Esteri perché ci paghino poi per questa sponsorizzazione dell'Italia. Delle vacanze. Una ultima parola al nostro pubblico, ragazzi. Cosa volete dire? Salutare la mamma. Ciao mamma, non so se guarderai questo video, ma ciao, ti papà, saluto. I mamma, i 3 sorelle e un fratello. Gatti, cani? Adesso no. Ciao a tutti, ciao mamma. E da dove viene il livello? Vengo originalmente dagli Stati Uniti, ma vivo adesso in Israele. In Israele? Ok. Ti sei spostato per lavoro o perché, per quale motivo? Volevo una nuova esperienza nella vita. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok, e che cosa fai di bello in Israele adesso? Uscio con gli amici, mm-hmm. vado in strada, mm-hmm. ottimo. Alla spiaggia, il mare è bellissimo, mm-hmm. C'è molto buono cibo. Ok. Sembra un bel posto. Così è. Non sono mai stato in Israele, magari l'anno prossimo. Se sarai ancora in Israele, ti avviso. Sì, devi venire. Sì, devi venire. Sì, 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 sì. E come ti sembra invece la conferenza? Mi piace molto, è incredibile poter conoscere tante persone con lo stesso interesse. Sì, 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 per le lingue, eccetera. C'è un'energia, secondo me, che è forte. No? Sì. Sì. Ciao Lilian, ciao, eccoci. Sì. Sto facendo questo video in cui chiedo a qualche poliglotta di parlare in italiano. Raccontaci come hai imparato l'italiano. L'italiano ho cominciato a impararlo in Brasile da sola, dopo sono andata in Italia, a Firenze, ho fatto un corso di 4 settimane, dopo questo ho viaggiato, ho incontrato amici italiani. Ok, ottimo. Sì. E lo usi ogni tanto anche? A volte quando viaggio. Sì. Adesso vivo in Germania, era più facile per me viaggiare in Italia, così a volte sì, una volta per anno, due volte per l'Italia. È semplice per te? È stato semplice imparare l'italiano? Sì, non è stato così difficile, per esempio, con il tedesco, no? L'italiano, il portoghese sono simili, però non è stato così difficile. Sì, 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 sì. La mamma dell'italiano e sì. Del portoghese è la stessa, diciamo. Sì, sì. Il portoghese che parliamo a San Paolo, per esempio, c'è una influenza grande dell'italiano, no? Può darsi, perciò non è stato così difficile. Ci sono parole magari anche italiane come, io so, in Argentina, in Uruguay? Può darsi. Adesso non mi ricordo, però... Ah, la mamma, pizza! Esatto, pizza lasagna. Pizza lasagna, bolognese. No, non mi ricordo se per ci sono. Ottimo, certo. Ottimo. Stiamo già registrando. Ciao, Ani. Ciao, come stai? Bene, tu come stai? Bene, perfetto. Cine. Nasdrovia. Raccontaci un po' di dove sei. Sono slovena e che cosa puoi dire? Siamo vicini, no? Mm-hmm. Siamo vicini di casa, beh. Slovenia, Italia, siamo quasi fratello e sorella. Sì, no? Esattamente. Sì. Come ti è sembrata la conferenza? È perfetta, meravigliosa.
ho sentito paura di come è tutto, no? Ma è un'esperienza inolvidabile. Sì, sta bene. Cos'è? Come dire ossea in italiano? Potresti dire voglio dire, suona come magnifico. è perfetto. Ho conosciuto troppo gente. Ho parlato tutte le lingue, anche cino. Non so tutto, no. Cinese? Sì, cinese. Wow, ok. Come va col cinese? Ho pensato che non so parlare bene, che non so niente, ma ho parlato con tutti, ho parlato con altri cinesi. Ottimo. Wo shi italian. Ragazzi, se volete imparare il cinese, andate da Ania e vi aiuta lei. Ciao. Ruben. Allora. Come va? Come stai? Tutto bene. Sì. Racconta un attimo di dove sei, ai nostri... Di dove sono? Sono degli Stati Uniti, California, adesso vivo a Los Angeles, ma ho vissuto in Italia, nelle Marche, in Argentina, Buenos Aires, anche in Brasile, Israele. Ottimo. Perché hai deciso di studiare l'italiano? A dire il vero, perché dopo aver studiato lo spagnolo è stato pensato che fosse una bella idea, perché è molto simile. Anche avevo una professoressa molto bella, anche è stato molto divertente, perché avevo l'opportunità di viaggiare in Italia. E poi è una lingua molto bella. Ottimo, è una lingua molto bella, ragazzi. Certo. E la prossima lingua invece che vorresti imparare? Ci sono tante, ma coreano, giapponese. Wow, okay. Perché non sono molto simili, no. Ma è una bella sfida. Poi mi piace sfidarmi un po' ogni tanto. Se ci avete fatto caso, ragazzi, i consigli che ci hanno dato i poliglotti sono i più disparati. Per imparare una lingua, infatti, non c'è un metodo che vada bene per tutti, ma ci sono dei principi. Ho fatto una serie di video chiamata Le 8 regole d'oro per imparare una lingua e parlo proprio di questo. Dategli un occhio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!